E non bentornati e benvenuti sul mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui con la nostra Klepto Addicted. Buone feste a tutti voi innanzitutto e alle vostre famiglie. Allora, dunque, nello scorso episodio, se ben vi ricordate, la nostra cara Ilaria ha trovato l'amore. Quindi, in chi? Me lo ricordate? Lui chi era? Bene, ve lo dico subito. Jacopo De Luca, a cui ho rifatto il look. Perché sono una gran brava ragazza che ora dorme e se ora non si sbriga a svegliarsi e a trovarsi un lavoro, giuro che lo fiondo da qualche parte. Allora, dunque, hai finito? Cioè, sei pieno con l'energia? Basta, basta dormire, sveglia. Sì, sempre l'infarto o qualcosa del genere. Allora, dunque. Ragazzi, ottime novità, perché come potete vedere siamo rimasti con 2197 simoleon. Ho rifatto tutta casa, come vi avevo detto. Allora, ve la mostro dall'esterno. Vediamo un attimo se riesco. Qua la visuale, ragazzi, è sempre un delirio. Allora, dunque, ecco qua. Dunque, questa è la nostra casetta, come potete vedere. Adesso non badate che c'è questo alberello qua, che tanto è ovviamente l'arredo natalizio, ragazzi, che poi se ne andrà. Però ecco qua, allora qua fuori ovviamente ho recintato un pochino, il secchio l'ho spostato qua all'esterno, penso che qua poi apporterò ulteriori modifiche perché vorrei sistemare un po' meglio qui a livello di giardino, però per il momento va bene così. Ah, può fare una ricerca sul giardinaggio al computer, perfetto. E qua ho sistemato le piantine, le ho messe così, in modo tale che lei piano piano potrà arricchire il suo orticello. E invece da quest'altra parte, ragazzi, come potete vedere, è molto più piccolo e stretto perché ho allargato la casa e ho pensato di sfruttarlo comunque per il giardino, non tanto per metterci le piantine quanto per creare proprio una fila lunga magari di alberi. Perché no? Potrebbe essere anche questa una buona idea. Per il momento resta così, comunque, tanto questa casa è obiettivamente molto piccola e a me va bene così perché per le idee comunque che ho mi va veramente bene, quindi diciamo che al momento, e penso anche per il futuro di tenerla, in quanto, aspettate un attimo che così lei magari mi innaffia, perfetto, sì perché comunque ragazzi non ho... Cioè, penso veramente loro avranno massimo un paio di figli. E vi mostro la cucina, salottino, come avevate già visto nello scorso episodio, per chi non l'avesse visto, eccoli qua. Allora, questo qua, mettiamo un attimo in pausa però, ragazzi, così non facciamo danni. Allora, questo qua è un piccolo salottino. Come potete vedere io ho aggiunto dei quadri, qua, tende, così. Avrei voluto fare molto di più, ma ragazzi, stavano finendo i soldi. Io, come al solito, mi sbizzarrisco nelle decorazioni e finisco poi tutto. Questa qua è la cucina, a cui ho cambiato rispetto allo scorso episodio le tende perché sì ragazzi non mi piaceva che ci fossero tende diverse, cioè è lo stesso spazio, non è che sono divisi, perciò non mi piaceva molto che le tende fossero diverse da qua a qua, quindi sì. E niente, questa è la cucina. Poi qua ho chiuso e ho aggiunto un archetto perché non mi piaceva che fosse, ecco, volevo limitare un po' più gli spazi, ragazzi. Secondo me ora è molto migliorata la casa. Ditemi poi voi cosa ne pensate. E niente, qua ci sono ovviamente tre porte, ma c'erano anche prima il bagno. Ora ve lo mostro così. Eccolo. Grazie mille per aver sporcato. Bello, asciuga perché qua che c'è? Sei amichevole con Ilaria, perfetto, va bene. Poi compro una maschera. Compro una maschera di massaggio, certo, nella prossima vita, forse nemmeno nella prossima perché direi di no. Compro una piscina, sì, dove me la metto la piscina? Non lo voglio dire, ragazzi, dove potrebbe mettersela lui la piscina. Fidanzati ufficialmente con Ilaria, bel desiderio. Dunque, peccato che qua non ci sono ristoranti, cose così, però al momento, ragazzi, questo passa il convento. Poi qui ho in questa stanzetta cambiato il PC e la scrivania, ha aggiunto un cavalletto da pittura perché lui ha l'abilità di pittura, magari poi lei nel tempo libero, perché no, potrebbe vendere qualcosa, chi lo sa. Ho rimpicciolito la stanza, eccola qua, definitiva, ragazzi, non cambierà più. E qui invece c'è un'altra stanzetta. Come potete vedere qui ho aggiunto una porta e qui c'è un'altra stanzetta che un domani sarà di uno dei due figli. Io per ora l'ho supposta così un po' sul
un violetto molto chiaro, diciamo, non è proprio rosa, perché io il rosa, ragazzi, lo aborro. Quindi voglio dire niente rosa. Però ecco, io sono molto soddisfatta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la casa vi piace. E andiamo. Allora, dunque, lui ha dei buoni propositi, ragazzi, questo ragazzuolo con la nostra cara Ilaria, che è ignara di quello che potrebbe attenderla, sta qua a innaffiare le piante. Però la cosa più importante è far Awesome. trovare a questo ragazzo un lavoro, perché sì, ammirati pure allo specchio, bello mio, però poi devi trovarti un lavoro, perché altrimenti qua la povertà è alle porte. Direi che inizi una carriera. Toba, Jane. Ah, eccolo qua, ragazzi, cambio look effettuato. Lui è Jacopo. A me piace molto, guardate che faccino, non è simpatico? A me piace, devo dire, mi piace molto. Molto, molto carino. E quindi niente, ragazzi, facciamo trovare un lavoro a questo disgraziato, ma non so veramente, ma come fa l'acqua ad essere arrivata fino qua giù, ragazzi? I misteri di The Sims, perché The Sims è fatto così, ci piace. E quindi vabbè, dicevo. Quale carriera? Allora, dunque qua abbiamo agente segreto, astronauta, atleta, criminale, cuoco, guru tecnologico, intrattenitore, pittore, scrittore, uomo d'affari. Allora, ragazzi, lui comunque come aspirazione ha qualcosa relativa alla musica, quindi a questo punto io indirizzerei anche la sua carriera lì, in modo tale che sfruttiamo il tempo che dedicherà alla musica per migliorare ovviamente anche, magari non lo so, per gli incarichi del giorno, comunque per migliorare le abilità per il lavoro. Quindi intrattenitore. Evviva, evviva! Devi esercitarti con la musica. Vai al lavoro fra 2 giorni, intanto vieni qua, asciuga per cortesia. Quindi direi che, visto che al momento questa qua è una stanzetta per gli hobby, perché sì, al momento sì, ragazzi, poi più avanti diventerà la stanza del bimbo o della bimba, e anche questa. Magari all'inizio, finché ne avranno soltanto uno, poi una sarà la stanza degli hobby, quindi ora vediamo un attimo. Però, allora, facciamo così. Tu hai una fame che ti porta via, da quanto vedo. Già, hai fame. Quindi direi che a questo punto potresti buttare il cibo avariato, prima di tutto. Nel frattempo io compro, perché la cosa bruttina, ragazzi, è che ora io non ricordo cosa c'è a livello di acquisto per gli strumenti musicali per lui, perché il problema di questa carriera è che, se all'inizio un po' ce la caviamo con la chitarra, a un certo punto lui comunque vorrà avere il piano, cioè suonare il pianoforte. Ora, se qua non c'è la tastiera, siamo fregati, perché io non posso comprare un piano, non saprei proprio dove metterlo. Oh mio Dio, non c'è la tastiera, ragazzi. Sento che non ce la posso fare. Cioè, vuoi un pianoforte? Dove te lo metto un pianoforte a coda? Cioè, non è che non voglio, ragazzi, ma veramente non c'è posto. Sono rimasta malissimo di questa cosa. Non c'è la tastiera. Oh mio Dio. Vabbè, allora intanto te la cavi con la chitarra del Tristo. Ma sì, questa fa molto dark. E la metti qua, così. Entra qua, no? Così l'avrai sempre nella tua stanza. Ragazzi, veramente sono disperata, non so come fare, perché senza il piano la vedo, cioè non entra il piano qui in questa casa, quindi non so proprio come fare. Cambiare casa non ne ho voglia, perché l'ho sistemata in modo tanto carino, mi dispiacerebbe proprio. Quindi niente da fare, ragazzi. Vabbè, in qualche modo faremo. Allora, vediamo un po' cosa c'è in frigo. Dunque, abbiamo soltanto questo, e direi che è il caso quindi di servire la colazione. Magari facciamo uova e toast. Sì, stai molto calmo, per favore, con quello sportello, perché non ho intenzione di comprarvi di nuovo qualcos'altro, bello mio. Non bruciarmi la cucina, per piacere, perché sì, lei vuole rubare. Tesoro, cerca di calmarti, su. Oggi deve essere una bella giornata.
Bisogna, ragazzi, per terminare la sua aspirazione, farsi coinvolgere in cinque lotte. Ma come? Non l'avevamo già fatto? Ma ragazzi, ci ha rimandato indietro. Oh mio Dio, andiamo bene. Vabbè, ragazzi, non è un problema. E vorrà dire che andremo a dar fastidio al tizio. Veramente sono cose inspiegabili, non so cosa sia successo, ma vabbè. Allora, nel frattempo direi che tu potresti andare in bagno e farti velocemente una doccia. Tu non ti azzardare proprio, tu non ti azzardare, la aspetti per mangiare, la aspetti. È la vostra prima colazione insieme, perciò tu ora l'aspetti subito. Fai una cosa, intrattieniti con qualcosa, guarda, tipo, che ne so. Naviga su internet, dai. Passa così il tuo tempo. Piuttosto, fra quanto vai al lavoro? Perché. Sì, lei se la canta e se la suona, ragazzi. Fa tutto da sola. No, vai al lavoro fra 23 ore. Quindi direi che c'è tutto il tempo in questo episodio. Per, come dire, allora, adesso io faccio un po' di difficoltà perché ero abituata tutte le volte ad avere solo lei, quindi a non dover passare da un sim all'altro, ragazzi. E sembra una scemenza, ma in realtà all'inizio è un po'. Bisogna prenderci la mano. Allora, dunque, Ilaria, forza. Chiacchierate un pochino. Che a dire della carriera? Beh, oddio, guarda, non penso. Avrai qualcosa, insomma, di positivo, saprai, otterrai notizie buone, insomma, ecco. Poi, conversazione profonda, ha appreso che l'aria è criminale, bene. Presso donne della mala, oh mio Dio, ma come donne della mala? Cioè, vabbè. Aneddoto divertente, ma lo sai quando facevo il postino una volta, mi è venuto ad aprire un tizio in mutande, tipo. Comunque, ragazzi, c'è poco da fare, le espansioni qua un po' mancano, eh. Inizia a farsi sentire la loro mancanza perché, ecco, per in situazioni come queste, soprattutto quella della tastiera, ragazzi, sono rimasta veramente traumatizzata. Allora, dunque, prepara una porzione multipla, va bene. Magari più tardi potrò dirlo. Ilaria è diventata buona amica di Jacopo, oh, sono molto felice di questo perché. Oh mio Dio. Oh mio Dio, vabbè. Non fate caso, ovviamente, i Sim sono abbastanza strani. Dopodiché, magari potresti imitare una celebrità, sì, perché no, dai. Esprimi ammirazione. Ecco, dai, entusiasmati per l'aria aperta. Dunque, ragazzi, in questo episodio, a questo punto, visto che lui ha espresso questo desiderio, a me non dispiacerebbe che si fidanzassero ufficialmente. Perché no? La cosa triste purtroppo è che, ripeto, non c'è. Non ci sono negozi, perciò non posso mandarlo in un bel ristorantino. Oh mio Dio, lui è molto giocoso. Bello mio, datti una calmata perché altrimenti qua rischi di schiattare e non è proprio quello che avevo in mente. Vedete che bell'albero, ragazzi, che hanno fatto. Proprio loro si sono messi lì insieme. Il loro primo Natale, il loro primo albero, bellissimo. Guardatela a lei, quanto è contenta. Come va? Vuoi abbracciare qualcuno? Va bene, magari una volta che avrete finito di mangiare vi abbraccerete. Non dimentichiamoci però che bisogna andare a rubare, perché lei prima ha già manifestato un'insofferenza per la mancanza di furtarelli. Dovresti anche chiamare Summer per informarla di questa fantastica e splendida novità. Fai coppia fissa con un ragazzo e addirittura sei andata a convivere, oh. Per una radruncola da quattro soldi, voglio dire, è parecchio, è parecchio, è parecchio. Allora, dunque, appena finito, lo abbracciamo. Guardate anche ragazzi che bell'albero che ovviamente subito dopo le feste sparirà, quindi lo vedremo giusto tipo due o tre episodi, forse anche meno, due.
Due, forse, dai. Avenue Smishy. Brugie. Ok, Flemington allora, Bars. direi che mentre tu Shimagra Gorbanay. ti dai da fare per esercitarti. Oddio, scusate ragazzi, ogni tanto sto tasto che va. Ok, lei invece si reca immediatamente. Viaggia e si re... Anzi, scusate, facciamo intraprendere prima a lui. Perché così almeno poi posso chiedere di continuare a esercitarsi. Ok, perfetto. Lei invece si reca dal suo Malcolm, perché ormai, ragazzi. No, dove vado? Viaggia, viaggia. E sì, da sola direi, perché ovviamente da sola. E loro erano, sì, a Oasis Springs, se non ricordo male. Quindi la mandiamo a litigare, ovviamente a rubare, perché non abbiamo nulla di meglio da fare, ragazzi. No, non è vero, abbiamo di meglio da fare, però. No, perché ho annullato? Perché sono scema! Non sapevo che si annullasse così, ragazzi. Scusate, chiedo scusa, ma veramente ancora con alcuni tasti. Cioè, veramente questo non sapevo che premendo triangolo, se scusate, un cerchio si annullasse. Dovevo arrivarci obiettivamente, ma allora. Qua richiede vita in città e poi Forgotten Hollow. Ma prima o poi, ragazzi, arriveranno, arriveranno. Allora, dunque. Vai, lui dovrebbe essere in casa. Cioè, abbiamo anche, tra parentesi, il quadro, diciamo, che testimonia che abbiamo rubato in casa sua, quindi non so perché ci ha fatto tornare indietro. Che gioia, ragazzi, che gioia. La vita è dura. Comunque mi ricordo che dovevamo raggiungere il livello 10 della carriera criminale, dichiarare un'inimicizia e non mi ricordo cos'altro, perché avevamo fatto praticamente dei tre obiettivi dell'ultimo step della sua aspirazione, avevamo fatto il primo. Cioè, ne abbiamo fatto uno su tre, che era appunto dichiarare inimicizia al caro Geoffrey. Allora, dunque, vediamo un po'. Che c'è qua? Sì, maliziosa. Sì, l'abbiamo capito che vuoi essere maliziosa con lui. Basta adesso. Vai e bussa alla porta. Guarda che è tornato a trovarti. Sei contento, carissimo. Penso che questo ogni volta che la vede ha quasi un infarto. Ma come non c'è nessuno in casa? Ma Geoffrey, hai rotto che tutte le volte te ne vai in giro? O vai a lavorare? Non lavorare! Lei è venuta qui per te? Vabbè, ragazzi, come l'altra volta, approfittiamone, cerchiamo qualcosa. Certo, questa volta non avremo il postino. Non avremo la sua visita, insomma. Però vabbè. Cosa c'è nel frattempo? Ancora niente, ancora niente. Un fenicottero. Ah, ragazzi, a proposito, io ho provato a fare delle ricerche per capire come vendere gli oggetti in pila, perché io vi giuro non mi ricordo l'altra volta come cappero ho fatto a venderli. È una cosa che mi sta tormentando, cioè non riesco a ricordare come ho fatto. E il brutto è che non so tuttora come si vendano questi cappero di oggetti in pila. Quindi, se qualcuno di voi lo sa, per favore illuminatemi d'immenso. Non c'è nulla qua. La miseria, ragazzi. Oh, no, invece c'è qualcosina. Scava. Hai capito dove vive lui? Qua dietro proprio, eh? Raccogliamo il tulipano, che il tulipano, se non ricordo male, vale tipo 4 o 5, qualcosa del genere. Quindi, al che andremo a raccogliere, ci farà guadagnare. Margherite, per carità. Ragazzi, valgono uno, perciò ciao. Almeno piantare cose dal 2 in su, ragazzi, proprio per, come dire, dare un senso, no? Rieccolo, ragazzi, il nostro stalker.
Lei se ne va in giro. Ma non mi sembra di vedere granché da queste parti, devo dire la verità. Non è molto ricca, diciamo, come zona. Questo nel frattempo si sta continuando a sviluppa l'abilità. Ecco, non me la dà, ragazzi, ma che pere proprio. Vai, pittura, va. Almeno quella, magari vendiamo un quadro più avanti. Allora, cerca rane. Direi che poi non è che ci sia molto altro da prendere qua. Che cosa c'è? Salvia. No, ragazzi, niente. Tentiamo di nuovo. Pare che va, ci metteremo a ciarlare fino a che lui non tornerà. Ma lei dov'è? Sì, ora questi cambi, ragazzi, non ci sto capendo più nulla, nemmeno io. Allora, rallentiamo un secondo perché devo capire. Lei dov'è? Dov'è? Oh. Allora, cosa hai trovato? Vediamo un po'. Fenicottrio. Va bene. Vendiamo anche questa. Capsula. Vabbè, l'abbiamo venduta la capsula. Te ne sei accorto adesso? Vendiamo. Vendiamo. Non si sa cosa. Tulipano no. E ematite. Va bene. Vendiamo. Dopodiché, per favore, vai a bussare di nuovo. Il fatto è che se non passa neanche nessuno, ragazzi, è proprio la tristezza. Cioè, lui non è in casa, non, magari non passa nessuno. Che stiamo a fare qua? Detto fra noi. Ma, vale 10, venditela. Cosa c'è qua? Fermi tutti. Il limone, la prossima volta raccoglieremo il limone. Meglio che va che chiacchieriamo con qualcuno. Ciao Daniela, sta a posto? Come sta Maurizio? Maurizio sarà un altro di quelli che diventerà uno degli acerrimi nemici proprio della nostra Ilaria perché non si è comportato bene l'altra volta, ragazzi, non si è comportato per niente bene. Oh, entra pure, meno male. Ma lui c'è? Ma no, inizia a lavorare fra un'ora. Che peccato. Allora approfittiamone per rubacchiare qualcosa, ragazzi. Cosa rubacchiamo? Mettiamo un secondo pausa, fatemi scegliere. Magari con lei però, eh. Allora. Vediamo un po'. L'altra. Questi quadri qua valgono un sacco, quindi tenta di arraffare. Già deciso, forza, sbrigati, sbrigati. Ti attendo qua, eh. Yeah! Lei è sempre molto felice quando ruba, ragazzi, è di una gioia. Raccoglie un cristallo nuovo. Va bene. Peccato, non penso che riuscirà ad arraffare di nuovo. Prima di andare via e nuotare, ragazzi, al solito suo i bisogni. Il sonno già si fa sentire. Per curiosità. Comunque, veramente, ragazzi, l'ho detto pure. Guarda, questa l'altra volta non l'avevo visto. Guardate che figo come è fatto qua. Che bello. E chi riusci... Cioè, io non saprei proprio mai fare una cosa del genere. Però vedete, è triste sta casa, guardate quanto è vuota. Adesso è il momento della fissa dei quadri, quindi lei inizierà a rubare quadri come se non ci fosse un domani. La cosa un po' triste, ragazzi, è che effettivamente deve attendere fra un furtarello e l'altro. Un po' mi dispiace perché... Perché? Detto fra noi, perché? Ok, passiamo al controllo di Jacopo, tanto lei sta andando al lavoro.
Cioè, sarebbe meglio se permettessero di rubare un po' di più, cioè, nel senso, non tutta questa attesa, boh, non lo so. Non ho mai visto a livello di ore quanto effettivamente passa fra un furto e l'altro, quindi non saprei. Forza, forza. Carica, carica. Vediamo un po' con lui, ragazzi, di fare qualcosina. Con calma, con calma. Stiamo molto calmi. Allora, lei. Dov'è lei? Ma sta andando al lavoro? Oddio, la devo portare qua? Ci va da sola? Non perdermi il giorno di lavoro, no, portiamola qua. Non so se portandola qua faccio danni, ragazzi, ma ci provo. Portala qua. Non devi andare al lavoro, te? Vai al lavoro subito. Ma porca puzzola, ragazzi, non, cioè, questa non ci andava, se, secondo me, se non ce la portavo io, ma guardate. Questi atti di ribellioni giovanili. Allora, dunque, vai. Dicevo, tu. Hai fatto quello che dovevi fare, per me no, quindi adesso tu vai qua e ti eserciti. Infatti è appena iniziato, qua, nel corridoio. Guardate ragazzi come se la sente proprio, lui si sente proprio già un musicista. Sì. Oh mio Dio. Penso che il tristo verrà a prenderti solo perché stai suonando così male, da una parte. Non avrebbe tutti i torti. Vediamo intanto chi c'è qua. Suospa, Kitsune. Che gironzola per il quartiere. Oh mio Dio, fermi! Ma questa è. Allora, premetto che non ho mai giocato con lei. Ah no, pensavo fosse la pancake. Ho detto, ma come mai questo look è così audace? Beh, caro, non vogliamo stare qua di certo tutto il giorno, perciò, per favore, datti da fare. Evviva, esercizio per 6 ore, va bene. Tanto un'oretta te la sei fatta, poi. Mamma mia, ragazzi, lei guardate come sta messa. Non voglio neanche pensarci. Completato, perfetto. Ok. Basta così, direi. Allora, tu la vuoi aspettare, immagino. Allora, fai così, guarda, prepara la cena. Servi la cena. Tacos di pesce. No? Come al solito, ti prego, non bruciare niente perché. Non ho né la voglia, eccola lì. Un dito è andato, ragazzi. Un dito è andato. Anzi, forse anche due. Sento che anche il terzo, siccome non c'è due senza tre, probabilmente anche il terzo. Ora va? Va? Non va? Si accettano scommesse. Guardate che tecnica, ragazzi. Neanche cracco. Allora, dunque. Non offendiamo, per favore, professionisti. Eccola là. Proprio uguale. Mamma mia. Questo a MasterChef lo prendono subito. Allora, dunque, livello 3 dell'abilità di cucina. Dovevo immaginarlo perché anche l'altra volta lui aveva raggiunto il livello 3. Poi quando sono andata a vedere, però non ce l'aveva. Boh, ragazzi, misteri. Beh, tu intanto mangiasi qualcosa. Magari ti guardi un po' di TV, che dici? Guarda un canale. Un culinario, dai, perché no? A te piace cucinare. Avevo pensato anche di farle intraprendere una carriera culinaria comunque, però per il discorso fatto l'altra volta, ragazzi, certo, c'è il televisore tra un po' in bocca, però la casa è piccola, ci si adatta. Che cosa stai guardando? MasterChef, appunto. Squadra rossa contro squadra blu, no, è più Hell's Kitchen. Chi vincerà? Chi vincerà? Impara, per favore, eh. Non se la cavano male, nessuno dei due. Guarda, guarda la classe.
Come minimo voi vi sareste già bruciati le sopracciglia. E adesso invece passiamo, tipo, che ne so, questa chi è? Cucina con nonna Flora, chi è? Salve nonnina. Allora, bene, che bello, è passato in mezzo alla televisione, ragazzi. Fenomeni paranormali, bene, 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 mi fa molto piacere. Riponi, va. Allora, prepara un pasto, ma di nuovo, ti prego, l'hai preparato il pasto? Io so che tu vorresti aspettarlo a sveglia, però, caro mio, tu poi devi andare al lavoro, quindi direi che no, vai a dormire, va. E domani, ragazzi, tanto loro non hanno bisogno di grandi fronzoli, anche perché purtroppo non c'è la possibilità qua di fare chissà cosa. Magari la porterà tipo al parco, andranno insieme al parco. Bisogna poi vedere, perché obiettivamente, allora, lui lavora fino alle 17 domani e lei invece, fino a che ora lavora lei? Questo è anche il problema. Lei, non vedo un pepe. Allora, lei è dalle 7 fino alle 2. Vabbè, bisogna fare le cose un po' di fretta, però possiamo farcela. Possiamo farcela. Sento che possiamo. Come va? Ma mamma mia, sei proprio distrutta. Dai su che stai quasi per tornare, così vai subito a letto, tanto non hai fame. Ma andiamo avanti veloce. Ilaria ha raffato un oggetto. Che bello, ragazzi, un oggetto vero. Un oggetto vero, non i piatti sporchi come faceva sempre. Allora, vediamo un attimo. Andiamo nell'inventario di famiglia e rendiamoci un secondo conto di cosa ha effettivamente rubacchiato. Allora, mi dispiace perché non ho molto spazio per tenermi i suoi oggetti. Oh, ragazzi! Abbellimento da tavola a canto del gallo 435 simoleon e l'altra volta 940 simoleon di quadro. Di quadro! Io ora non voglio dirlo perché ci servono soldi e quindi va tutto venduto. Però, ragazzi, non male, non male. Devo dire che poche ma buone. Come cosine da rubare, poche ma buone. Vai, vai, forza. Samerai dovrebbe venire da te. No, tesoro mio bello, ma voglio dire, quasi alle 3, ma per favore, Summer. Dobbiamo chiamarla comunque Summer per aggiornarla di questa novità. Del nostro Jacopino. Ragazzi, ma io vedo cose mistiche. Ah, ok, no. Mi sembrava di aver visto una luce fuori posto. E fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Perché Jacopo va a lavorare fra un'ora, infatti è già in piedi. Tesoro mio, guarda, velocemente. Con quale umore devi andare al lavoro? Perché la vedo improbabile. Ispirato, no, si può fare. Quindi vai in bagno, ti fai una doccia riflessiva. E per colazione, volendo, ti mangi. Cosa c'è ancora? Ma sì, mangia questo, prenditi una porzione, ma perché no? No, non ti prendi un bel niente perché poi vai al lavoro. E vabbè, niente da fare, bello mio, mi dispiace, mangerei al lavoro. Avanti, su. Non vorrei fare tardi il tuo primo giorno? Sì, canta un'altra volta, canta che ti passa. Ciao, buon lavoro. Perfetto, perfetto. Allora, direi che lui lavora sodo, per forza. Tu patata, come va? Dai, su. Aumentiamo la velocità, così ti riprendi. Magari invitiamo Summer a pranzo, le racconti le ultime novità. Del tipo, ma indovina un po', l'ultima volta che mi sei venuta a trovare stavo cercando di attaccare briga con uno, alla fine invece sono andata a vivere con uno, sempre restando in argomento. Basta così, dai, direi che ti sei ripresa. Vai pure tu. Fatti una doccia. Anche perché poi dopo dovrei andare anche al lavoro, perciò. Dopodiché inviti nel lotto attuale Summer. Proprio lei.
La chiami sul water come l'altra volta o la chiami dopo? Un po' di eleganza, magari. Basta lavarsi le mani. Evviva, annullato l'altra azione, ragazzi. Aspettate un attimo. Cioè, veramente quando sclera così è la cosa che più odio di questa versione di Sims 4. Cioè, questo coso che va da una parte all'altra come un fulmine, praticamente. Fulmine 7. Allora, dunque, vai. Su, non essere triste. Tra poco vedi la tua amica. Non ti prego, non fare la lagna, però, eh. Dopodiché, apri. On zero blues, you want it from Boris C'è ancora il tacos, lui l'aveva cucinato. Arriverà molto presto, ma sì. Sì. Lo mettiamo qua. Aspettiamo che lei arrivi. Non possiamo ancora chiamarla a tavola. La salutiamo, ovviamente. Forza, cara Summer. Perché dobbiamo sfidarla a correre senza vestiti, dico io. Abbraccia. Dopodiché chiama a tavola. Oh, Yamo, che Luna? bello. Loro sono Big. diventate molto amiche. Non l'avrei mai detto perché. Vervain, Vobi Non ipsa lo so, virgo, Summer non ce la quas? vedevo amica di Ilaria. Però, Shimaga, ragazzi, vedete, mai subur dire mai. ferota, Bruhanna. Shabini, wun figshaima. Sì, però falla mangiare perché altrimenti Svimara questa mi schiatta. Detto latabini. Romina exim. in modo proprio poco Abini fine. Ragazzi, veramente c'è frosi, stato un milord, incontro ravvicinato del Giva. terzo tipo. Mangiamo insieme? Ma sì, alle 3. Pranziamo alle 3, perché no? Allora, bisogna aggiornare la cara Summer, quindi. Lo faremo con. Nei yipsi. Racconta, ma Summer, però perdonami, cioè, non fare la snobbona, perché qua lui ha cucinato, quindi. Tina zifufuba. Allora, rallegrala. Eh certo, devi Memorable. raccontarle della tua vita. Gorba. Guarda, sto vivendo proprio come se ci fosse in me l'arcobaleno ogni giorno. Vedo l'arcobaleno tutti i Doba giorni. hyphen. Tu invece come vai? Hey, Qualche novità? Beh, Bruges. Blob Abgor. allora se non ci sono Xanahoi novità, Tombra esordisco Abaziric. io. Sì, sembro un robot in Quinoi effetti. Foibi Allora, la mia vita da Vesu. una palla che Great. era allucinante, Sigafish è diventata Yipla. interessante perché ho incontrato il Yipla. mio ranocchio che ho trasformato in Bobarani principe ed è Jacopo. Zinze. Lei la faccia è questa, ragazzi. Ma non ti piace il pesce, deduco, cara. Siamo in due, obiettivamente. Ok. Quindi, sai, sono molto felice. Sharky Gelma. Davvero, prima era una palla. Ma pensavo che la tua vita fosse emozionantissima, coi tuffi, tutto il resto. Pensa un po', invece era una palla. Sì. Ok, ragazzi, andiamo bene. Fai una conversazione profonda, va. Sì, veramente era un mortorio prima. Renzi. Oh, Mortorio, Pimpini. ragazzi, ma sentite. Allora. Oh, Grobble. Ma senti, se non ti piace, lascialo. Che ti devo dire? Oh, ha! Sigluna È Piyun. entusiasmati per gli interessi. Flasha Zabrice. Finia Payfam. Scoop Baribi. Ah, Damse farete un viaggio Ruhana. presto insieme? Ma dove vanno questi Dromis? poveracci? Rebei! Cioè, nel senso, qua, a Aspa! parte Florix! gli scenari base, non possono andare Noi! da nessun'altra parte. Quindi, direi proprio di no, restano Ah, qua. Vadi. Bene, ripulisci. E riponi. Abbiamo anche aggiornato la cara Summer. Già ottenuto una promozione, promosso a cercatore di microfoni aperti. 13 semaglioni in più all'ora per un totale di 36 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus di 451, porta biglietto e visita Istri Pro. Perfetto, allora mi dispiace tanto cara Summer, ma abbiamo dei programmi. Perché lui vuole viaggiare con lei.
Ti lasciamo a casa, tanto sappiamo che la casa rimane in mani sicure, che è il cane da guardia, mamma mia. E direi, ragazzi, che possiamo fare questa proposta di matrimonio al parco, dopodiché lei andrà al lavoro, lui tornerà a casa e l'episodio può concludersi qui. Non è stato molto ricco, ma sulla parte finale... Vogliamo andare? Vogliamo restare? Che vogliamo fare? Ci state pensando? Ok. Bene, allora. Perché non mi piace, cioè, al museo? Una proposta così? No, forse è meglio al parco. Ma sì, al parco, lui ama l'aria aperta, quindi al parco, ragazzi, andiamo al parco. Ci sarà questa affascinante proposta di matrimonio. E cosa risponderà lei? Cosa risponderà? Se non risponde di sì, le arriva una capocciata, proprio detto fra noi. Forza, ci attende una proposta di matrimonio, ci attende una proposta di matrimonio. Siamo emozionati. Cioè, io tantissimo, non so voi, ma la mia piccola Ilaria ha trovato l'uomo della sua vita in un lampo. Veramente, ragazzi, è impressionante come questi qua si sono trovati comunque. Ok, allora, magari non qua, magari andate fermi tutti perché sennò qua scorre il tempo e magari guardate, mandiamogli. Se non c'è nessuno qua, tipo qua, no? Sulla riva. Io vi attendo qui, ragazzi, quindi mi raccomando, vai qui insieme. E lui sta per fare una richiesta molto importante. Le sta per chiedere la mano. Guarda, lei non chiedere altro perché lei di solito è una che prende, non è una che, a cui si può chiedere qualcosa. Guardate che bello, ragazzi, che bel posto. Io adoro questo parco, cioè secondo me comunque Willow Creek è molto bella. Per carità, sento molto la mancanza, ecco, di tipo di Windenburg, non tanto di San Myshuno, perché comunque si è carino. Dai, ragazzi, che questa fra un'ora deve andare a lavorare. Dove siete? Muovetevi, lo so, è molto triste, si fa solo questo, anche piuttosto al volo. Acceleriamo. Ilaria? E lei, no? È un po' come dire, ma perché mi hai portato qui? Cosa siamo venuti a fare? Sapessi, mia cara. Proprio questo. Ah, yes. Oh yeah. Lui è molto Ruskin Sam. emozionato, guardate lei. Cosa stai facendo? Oh mio Dio, lei non se l'aspettava proprio. Guardate come lo guarda, quanti carati saranno, perché giustamente da buona ladra deve valutare i carati. Olè! Eccolo qua, ragazzi! Evviva! Ci ha fidanzato ufficialmente! Fermi tutti! Sì, sei all'aria aperta, mi fa tanto piacere che tu sia felice. Avrei voluto anche aspettare magari che anche lei avesse lo stesso desiderio, però diciamocelo, ragazzi, era praticamente, se non impossibile, quasi, perché è molto difficile che abbiano contemporaneamente lo stesso desiderio, perché... Lei è molto presa da furtarelli, da risse, da tutto il resto, perciò la vedo molto improbabile. C'è un... Ecco. Mi dispiace, mio caro, proprio cotta e mangiata, sta cosa è stata fatta, me ne rendo conto, ma è così che va la vita. Allora, qua, entusiasmati per l'aria aperta? No, direi di no, perché a meno che non parli con un muro, direi proprio di no. Però, visto che... Cosa ho fatto? No, cosa sto facendo? No, non mi interessa. Visto, dimmi che ti sei portato dietro la chitarra, ti prego. Allora, fermi tutti. Ti sei portato dietro la chitarra? Yes. Dunque, cosa devi fare tu? Devi esercitarti con la musica. Eh sì, dai. Esercitati qua, sulla riva, all'aria aperta. Oh, intanto io guardo questa disgraziata.
Se si sbriga a fare quello che deve fare per poi andarsene al lavoro. Non mi interessa che non ti diverti. Dovresti essere molto divertita, anzi, scusami, eh. Ti è stata appena chiesta la mano, voglio dire. Ci sono donne che aspettano questo momento tutta la vita, non arriva mai. E tu fai la difficile? No, giusto, questo qua era un metallo. Oh mio Dio, che è? Ah, oddio, sì, l'ho fatto io, ragazzi. Mamma mia, questi tasti, è un delirio. Non era un cristallo. Torniamo da. Oh, si trova al lavoro. Meno male, guarda, meno male. Vai a lavorare, tesoro mio. Oh, grazie. Grazie, caro Maurizio. Oh, ci ha dato 4 simoleon, ragazzi, non li buttiamo via. Quindi direi, ragazzi, che per questo episodio possiamo fermarci qua. Comunque abbiamo assistito alla proposta di matrimonio da parte di Jacopo a Ilaria, quindi si sono fidanzati ufficialmente. È un bel passo avanti, ragazzi, perché, oh, non è da tutte, ripeto, ricevere una proposta di matrimonio poi in così breve tempo. Quindi voglio dire, ma di che si lamenta? E dai. Inoltre siamo andati di nuovo a casa di Geoffrey, non abbiamo completato purtroppo l'ultimo step che avevamo invece completato l'altra volta, ancora non si sa perché. Qua si guadagna 4 simoleoni a botta, ragazzi, mi fa piacere. Non so per quale motivo veramente ci ha fatto tornare indietro, ma queste cose comunque capitano pure nella versione per il PC, quindi è proprio dei Sims, ragazzi, allora evidentemente a essere buggato, perché bug su bug. Non dipende comunque da PC o da console, ecco. The Sims non si smentisce mai sotto questo punto di vista. Bene, mi fa piacere perché almeno sono coerenti. Detto questo, ragazzi, io vi invito a lasciare un like e a lasciarmi un commento. Vi premetto che non vorrei farli sposare subito, a meno che non siano proprio loro a esprimere questo desiderio, diciamo. Quindi, se non saranno loro a esprimerlo, direi che. Per il momento possono anche convivere e essere fidanzati per un po' di tempo, non ci trovo nulla di male. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché ormai come sapete, o per chi non lo sa, comunque lo ripeto sempre, che ci sono moltissime altre serie, moltissime altre challenge che comunque io sto affrontando sul mio canale, che potete trovare comunque. Per quanto riguarda le challenge, abbiamo la Legacy Challenge classica con la famiglia Redfield, la Disney Legacy Challenge, la Rex to Riches dalla povertà alla ricchezza, la 100 Baby Challenge. Per quanto riguarda invece le serie, abbiamo Casa Supplì con Edoardo e Camilla, cucciolosamente. Piper, appunto la nostra veterinaria, e le varie famiglie che vivono a Brindleton Bay, perché lì c'è Brindleton Bay, ragazzi, non qua no, e quello mi manca tantissimo. Mi mancano tanto Brindleton Bay e mi manca tanto anche Windenburg, quindi spero che molto presto metteranno anche le espansioni dei cani, perché veramente mi manca tanto l'espansione di cani e gatti. Poi, e la nostra ovviamente Clapped Addicted, che è la versione della PlayStation 4, sempre di Sims 4. Detto questo, ragazzi, non iscrivetevi soltanto al mio canale, ma iscrivetevi, ma anche al canale dei miei amici YouTubers, ovvero Dream Black Moon che fa gameplay con The Sims 4 e The Sims Medieval, Jay Simward che fa gameplay con The Sims 4, The Alexi Sims che fa gameplay con The Sims 4, Lil Grace Simmers che fa gameplay con The Sims 4 e altri videogiochi, Heroic Owl che fa gameplay con The Sims 4 e altri videogiochi, Chiara Channel che fa delle video storie dette Machinima, si chiamano così, sempre con The Sims 4. Per quanto riguarda invece la PlayStation 4, abbiamo Death Gamer e Dragon Animo Invisibile, quindi passate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché sono simpaticissimi, divertentissimi e vale la pena seguire tutti loro. Detto questo, ragazzi, vi auguro ancora delle buone feste, passate una splendida vigilia, un bellissimo Natale, con le vostre famiglie, con i vostri amici, come preferite, insomma, ma l'importante è che state bene. Vi auguro veramente di vivere delle feste serene e soprattutto in pace, in tranquillità, ragazzi, perché non è una cosa così scontata, diciamo, soprattutto di questi tempi. Quindi io vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, ancora buone feste a tutti voi, Sol Sol Simmers e non!